siamo chiesti in questa nuova stagione perché Benito Mussolini continua a esercitare un grande fascino per tanti italiani. Un dittatore non dà, toglie. E lui ha dato, quindi che dittatore è? Un dittatore che dà al popolo. La storia si distingue sempre soltanto in buona storia e in cattiva storia. La buona storia si fonda sui documenti, sono quelli che ci consentono di dare una condanna, esprimere un giudizio definitivo sul fascismo e su Mussolini. Purtroppo i treni anche allora non arrivavano in orario. C'è sempre qualcuno che si alza dentro una grande banalizzazione che riguarda tutta la nostra vicenda storica e dice ma allora il comunismo, allora Stalin... Sono cose diverse. Noi il fascismo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Aveva una modernità di comunicazione che era giocata estremamente sull'uso del corpo, su stabilire un rapporto diretto tra quella folla che lo acclamava. La massa va al papete, festeggia e beve mojito. Bene, lo bevo anch'io. Mussolini, uomo da ammirare, Matteo Salvini... uomo con cui immedesimarsi, forse questa la chiave? Beh, effettivamente la PIL di Salvini è un po', diciamo, televisivo, cioè è la ragazza della porta accanto. Scarica l'app, vai su iloft.it e abbonati.